Grazie mille. Allora, ho chiesto. Grazie, buongiorno a tutti. Allora, ho chiesto apposta questo microfono che è giallo rosso, ma ho detto mettendo un dito sul giallo, in realtà rimane soltanto rosso nero per quelli che amano. Allora, ho preparato una presentazione con un po' di slide, però un po' la paura della tecnica, adesso poi dopo vediamo. Ma soprattutto i miei predecessori sul palco mi hanno dato voglia di scombussolare un po' il mio discorso. Quindi partirò innanzitutto con qualche osservazione perché, approfittando del fatto che torno in Italia dopo 16 anni, sono qua da 4 mesi, magari ho un occhio ancora un po' fresco su alcune cose e vorrei darvi un po' di feedback su questa cosa. E poi semplicemente per rispondere a quello che Giampiero, Nicola e Stefano ci hanno detto all'inizio. Allora, il messaggio con cui vorrei cominciare è, siamo in guerra? Secondo me no. Nel senso che io vorrei che smettessimo di parlare di cose così dense di significato. Non siamo in guerra, secondo me non è una guerra, è una corsa. È una corsa con delle caratteristiche un po' diverse, in cui il contesto è cambiato e non è più una corsa di velocità per arrivare prima, una corsa di resistenza. È una corsa di velocità e di resistenza. È una corsa come non è mai stata fatta prima. Bisogna cominciare a correre. Quindi invece di dire siamo in guerra, in conflitto, critichiamo le cose che non vanno bene, lasciamo perdere le critiche, basta. Da quando sono tornato qua se ne sente troppo parlare, troppo, 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 troppo. E io vi posso dire che stando 16 anni fuori, io sono, dopo l'università sono andato via, nel 96 sono andato a Parigi, ho lavorato a Parigi e a Madrid, due società americane, quindi 14 anni in IBM prima, 2 anni in Microsoft, 2 anni e 4 mesi. Ho avuto quindi la possibilità di stare molto negli Stati Uniti, un mese, 2 mesi ogni anno con tutti i meeting che avevamo e spesso anche in Cina. Tra l'altro, negli ultimi anni in Microsoft ero responsabile dei servizi, quindi con un meccanismo un po' diverso da quello che conosceva in IBM prima. In Microsoft, alle volte è possibile fare dei progetti addirittura all'estero, quindi avevo dei flying team che lavoravano a Shanghai, a Singapore, eccetera. Allora, io le cose fuori, devo dire la verità, a parte che viaggiate tutti, ma io ci sono stato proprio. E dopo un po' torni qua dopo 16 anni e senti questo paese che in televisione non sente nient'altro che critica. Tutto va male. Ma ragazzi, ma non è vero. Non è vero che le cose vanno male. L'Italia è il paese con la qualità di vita migliore al mondo, senza paragone, senza nessun paragone. Se tu guardi come si sta nella vita di tutti i giorni, la facilità di comunicazione con le persone, i valori familiari, eccetera. Poi ovviamente ci sono anche le cose negative, ma se tu guardi le cose, gli asset di questa, della società in cui viviamo, i valori, la cultura, che non ha uguali in nessun paese del mondo. La cultura, l'arte, il design, la creatività, ne abbiamo parlato, l'ingegno, la capacità di fare delle cose meccaniche. Anche il livello di imprenditorialità è eccezionale. Il livello umano delle persone è eccezionale. Come si mangia, come si vive, i posti che abbiamo. Non c'è nessun paragone, quindi smettiamola, secondo me, di passare il tempo a ascoltare dei media che mettono al 95% di cose negative. Io dico sempre, quando vado in ogni università che vado, dico, ragazzi, fate una cosa, fatemi una promessa. Se voi state guardando una televisione o leggete un giornale, mi dispiace se c'è qualche giornalista, ma io dico le cose come le penso. Se voi state davanti a un media e ci sono più di 80% di cose negative, spegnete, fate qualcos'altro. Tra l'altro, i giovani di oggi, la Generation Y, passa meno tempo su questi media e passa più tempo sui Twitter, i Facebook, eccetera. C'è chi ama, c'è chi non ama. In realtà, vi dico la verità, c'è molta più positività in storie positive di cose che sono condivise fra persone e persone, delle cose invece un po' mediatiche e spesso negative che si vedono nei media. Andiamoci a informare delle cose positive che sono fatte in Italia e altrove, come quella che Giampiero ha raccontato. Se si vuole, si possono fare le cose. Ok? Piccolo aneddoto. Non so quanti di voi hanno letto un libro di Pietro Tabucchi, Perseverare è umano. Libro bellissimo, ve lo consiglio veramente. Questo qui è stato un medico di non so quale federazione sportiva italiana e adesso si occupa di ultra trail, cioè quelli che corrono intorno ai monti. Il libro è bellissimo end-to-end, bisogna veramente leggere un sacco di aneddoti. Me ne ricordo uno che volevo citarvi appunto perché questa idea della corsa. Lui dice, nelle prime pagine del libro, dice. Bisogna guardare, l'uomo quando nasce è un essere abbastanza insulso in realtà. Tu prendi una giumenta che fa un puledro, il puledro esce dalla giumenta, dopo pochi secondi si alza e cammina. Noi ci vogliono 12 mesi per fare appena qualcosa e 18 anni per essere un filo autonomi. Ok? Allora, questa è la battuta introduttiva di questo capitolo. E poi dice, ma andiamo a vedere però per quale motivo, nonostante questa grande difficoltà ad adattarsi al contesto in qualche modo, no? C'è il cambiamento, ci vogliono talmente tanti anni, cos'è che ci ha reso in realtà la specie
Allora, non dico predominante, ma insomma facciamo delle cose un po', ma non lo so, perché poi la natura dirà chi vince alla fine, ma diciamo che in questo momento siamo abbastanza, no, in pole position rispetto agli altri animali, rispetto alla natura, non lo so, gli animali sì. Dice, allora, che cos'è che caratterizza l'uomo in maniera così unica che siamo così migliori sull'universo animale? E racconta una storia, dice, voi dovete immaginarvi quando noi eravamo un essere primitivo, come facevamo a sopravvivere contro i leoni? Allora, i leoni sono più forti di noi, i rinoceronti non ne parliamo, le gazzelle vanno molto più veloce. Lo sapete voi come sopravvivevamo a quell'epoca lì? Cioè, qual era la maniera per sopravvivere? No, non avevamo inventato la lancia, non c'era la spada, non c'era la freccia, non c'era... Cosa faceva l'uomo? Correva. Io questa non la sapevo, bellissima. Quindi, noi vedevamo un animale, gli correvamo dietro. L'animale ovviamente è più veloce di noi, quindi correva più veloce e lo perdevamo. Però noi ricominciavamo a correre. Quello lì a un certo punto si fermava l'animale, perché guardando intorno non vedeva più niente, quindi si fermava. Noi continuiamo a andargli dietro e quello ricominciava a correre, era più veloce, andava avanti, lo perdevamo e poi di nuovo, e poi di nuovo, e poi di nuovo. La maratona media dell'uomo per mangiare durava 4 ore. Alla fine delle 4 ore l'animale davanti a... Scusate per la violenza dell'aneddoto, ma dopo 4 ore l'animale stramazzava al suolo dalla fatica, perché anche per una questione di sudorazione che non aveva come l'uomo, per cui l'uomo per volontà riusciva a battere fisicamente un altro essere vivente che era più forte di lui alla base se si guardava il contesto naturale. Quindi la grande caratteristica dell'uomo è la volontà di riuscire. Allora, è mai possibile che in un paese dove ci sono talmente tanti asset positivi noi possiamo avere la volontà di riuscire sentendo 90% delle volte in televisione e sui giornali che tutto va male? Ma ragazzi, no! Le cose sono molto più positive di quello che si sente dire. Io da quando sono tornato ho la fortuna di avere un sacco di persone che mi contattano su LinkedIn, su Twitter, su... Allora, Facebook non mi piace perché è piuttosto personale, ma comunque io rispondo a tutti. E ho incontrato un sacco di gente. Allora, alcuni effettivamente dicono la mia azienda c'ha un problema, io vorrei investire di più ma non riesco, c'è un problema. Ok, c'è anche quello. Ma voi sapeste quante persone, come la storia di Giampiero, che mi dicono guarda, io ho talmente tante idee che ogni volta che mi presento da una parte mi propongono un lavoro. Ho 3 start-up, faccio questo, faccio quest'altro. C'è gente così. Quindi alla fine è una questione di volontà, di ambizione, di rimboccarsi le maniche e di andare. Io vengo dalla Francia, tra l'altro, dove questi qua si sono inventati le 35 ore qualche anno fa. Allora, non voglio entrare in politica perché non è il mio mestiere. Però a un certo punto bisogna essere anche lucidi. Come fa un paese in Europa, che è un continente maturo, in cui comunque la crescita non è a double digit, questo si sa, come fai a pensare di poter mettere senza... Cioè, è vero che vogliamo tutti il benessere, però a un certo punto bisogna tenere un minimo di lucidità. Lavorare di meno quando ci stanno indiani e cinesi in un enorme potenziale di skill, eccetera, eccetera, c'è un po' un problema. Quindi il fatto di dire, e qui sono d'accordo con Nicola, a un certo punto non è che stavamo peggio quando c'era la ritmo, andavamo a vedere, no, 50 clienti alla settimana, non è un dramma. Bisogna farlo, bisogna dire ai giovani non rimanete disoccupati al 38% a casa, fate come gli americani, provate 2 start-up quando avete 18 anni, magari vi va anche male, però riuscite anche a inventare qualcosa. Io quando guardo un curriculum preferisco uno che mi dice guarda, ho lasciato la mia azienda, lavoravo in Microsoft, sono passato da un'altra parte, poi ho deciso di mettermi in proprio, ho provato per un anno, non ha funzionato, adesso mi rimetto nel mondo del mercato, ma viva la faccia! Capito? Viva la faccia di uno che ci ha provato, o di una ragazza che ci ha provato, funziona o non funziona, non fa niente, però spirito di imprenditoriale, andare avanti e cercare di fare qualcosa. Volevo rivenire anche su una cosa che ha detto Stefano che mi è piaciuta molto prima, il fatto di dire questa qua è una cosa che non abbiamo, magari prendo un pochino più di tempo, però appena appena. Dice, stiamo davanti a qualcosa che non abbiamo mai risolto. È esattamente la cosa che io ho detto a un sacco di giovani. Io quando ero in Francia ho assunto 200 persone in 2 anni, quindi non vi dico il numero di colloqui con i giovani, e tutti mi dicevano, cioè al 90%, cioè sì, mi interesserebbe entrare in Microsoft Francia in questo caso, però non sono sicuro, in realtà mi sa che voglio andare in Cina. Ah, e poi quell'altro che dice, ah, no, è lo stesso discorso, ma mi sa che voglio andare in Sud America. Bene, ora io in questi posti ci sono stato, quindi a un certo punto al terzo, al quarto comincio a dire, ma per quale motivo? Dice sì, perché c'è più crescita, ci sono più possibilità, è molto più semplice. Dico, ah, va bene. Ma dico, ma senti un po', cioè tu adesso, alcuni erano magari nel mondo del lavoro da 0, da 1 anno o 2, dico, ti racconto una storia con i miei occhi, poi tu ti fai la tua ragione della cosa. Lo capisco questo, il fatto di dire è più facile avere un lavoro, sì, però da un punto di vista professionale, il fatto di andare a fare, facciamo l'esempio del nostro ambiente che è un progetto informatico, io ho fatto un progetto informatico a Singapore, ok, questi avevano i soldi, hanno fatto il progetto, ma da un punto di vista
qualitativo, dell'esperienza, dell'engineering del processo, delle idee, della capacità tecnica, eccetera. Non c'era nulla di nuovo in questa roba qua. Cioè, lo dico in un'altra parola, quando tu vai in zone emergenti, è vero che ci sono possibilità di costruire cose di più, e le autostrade, i treni, e l'informatica, e tutto quello che volete, ma quello che fanno al 99,9% è rifare delle cose che noi abbiamo già fatto. Ve lo dico. Allora, esagero magari un filino, perché c'è anche della ricerca, eccetera. Però guardate che nella grande massa è vero. Questi rifanno delle cose che noi abbiamo già fatto, e tra l'altro i nostri skill valgono moltissimo lì, tra l'altro. Quindi va anche bene andare, fare, per poi tornare. Ma questo per dire che ha ragione Stefano a dire che l'equazione che dobbiamo risolvere qua, che è trovare un percorso di crescita, di innovazione, di rinnovamento anche sociale, di valore, è un'equazione che non è mai stata risolta in nessuna parte del mondo. Se noi riusciamo a risolvere questa equazione prima degli altri, abbiamo la formula magica per i prossimi 100 anni. Cioè, se non si, l'equazione di riproporre crescita, innovazione e quindi benessere in Europa e in Italia, ancora di più, ma in Europa, che è all'asintoto, pare all'asintoto, ma chi l'ha detto poi, nella testa, della sua crescita, è un'equazione non risolta. Se noi la risolviamo qua, abbiamo 30, 40, 50 anni di benessere assoluto, perché rimaniamo in cima al mondo. Ora, tra tutti i paesi europei, noi siamo ben posizionati per fare, per risolvere questa equazione, abbiamo le caratteristiche di fantasia, di ingegno, di capacità industriale, di cultura, di valori, abbiamo tutto. Nel mondo digitalizzato di oggi, in cui tu puoi produrre ovunque e vendere ovunque, l'unica cosa che conta veramente è creatività e ingegno per realizzare quell'idea e renderla fattibile. L'altro giorno ero a Firenze a una conferenza e l'assessore al turismo mi diceva: la vedi questa stanza? Discutiamo, c'erano tutti questi fantastici, queste fantastiche tele del Vasari. Dice: la cosa più bella di questa stanza, sembrano le tele del Vasari, in realtà è il soffitto che è tenuto da una rete di corde. Ecco, quindi questi ingegneri nel 1500 si erano inventati un modo per alzare il soffitto di 20 metri con un sistema di carrucole di corda che sta sopra e sta ancora lì, dopo 5 secoli. Questa è l'Italia della creatività, del Vasari e dell'ingegno di quel soffitto che si tiene da 5 secoli con delle corde che stanno sopra. Quindi abbiamo tutte queste caratteristiche, ce le abbiamo tutte. Quindi è una questione di motivazione, è una questione di volontà, e noi penso rappresentiamo un asset fantastico. Perché? Perché l'Italia è sottodigitalizzata a un livello pazzesco, quindi questo è l'aspetto negativo della cosa, ma è un'opportunità fantastica. Cioè, noi siamo quelle poche intelligenze oggi che conoscono in maniera sufficiente, dobbiamo tutti ancora imparare. Io imparo tutti i giorni, ogni settimana, confrontandomi con i miei team, scopro che ho delle cose che non conosco. Bellissimo, mi appassiono. Quindi, se noi perfezioniamo le nostre conoscenze su questi oggetti di cui parliamo in questi 3 giorni e cerchiamo di fare in modo di portarli dai clienti con entusiasmo, con grande rapidità, si può fare veramente la differenza. Io ho fatto un calcolo semplice: se noi avessimo lo stesso livello di informatizzazione degli Stati Uniti, che noi siamo a 1,8 del PIL, gli francesi e i tedeschi stanno a 3,2, 3,3, alcuni paesi a 3,6, gli Stati Uniti al 4,3. Allora, un po' d'ambizione, non guardiamo nemmeno gli altri paesi europei, mettiamo la barra agli Stati Uniti, 4,5%. Sapete quanti posti di lavoro sono in Italia? Allora, minimo, se penso all'informatica di domani, cloudizzata, eccetera, sono 500.000. Se penso a un'informatica un po' più pesante, con un po' più di infrastrutture, eccetera, 1 milione. Cioè, questa sala qua, noi, rappresentiamo un potenziale di produttività del paese, di cui ci si lagna, dice: in 20 anni abbiamo perso rispetto alla Germania. Andiamo a raccontare ai clienti che con noi possono andare a acchiappare quella produttività che gli manca, quindi essere più competitivi, quindi spendere di meno oppure produrre di più, e quindi essere più competitivi fuori, andare a vendere di più e quindi creare PIL. Quindi andiamo a creare quella produttività, e creando quella produttività, andando a creare una nuova applicazione, noi diamo lavoro a delle persone, alle nostre, ad altre, a tutti. Cioè, noi siamo ancora sottorappresentati come industria. 500.000 a 1 milione di posti di lavoro è una roba gigantesca. Se l'Italia fosse digitalizzata come un paese super sviluppato, avremmo 1 milione di italiani che lavorano nella nostra industria. Quindi li vogliamo andare a cercare, questo 1 milione di italiani? Andiamo a cercare tutta la forza dirompente dell'informatica, perché comunque, dice, è crisi. Non è crisi. O piangiamo, diciamo, siamo in crisi e cerchiamo di copiare gli altri per fare il minimo sforzo, o facciamo 2 passi perché abbiamo la volontà per andare, scusate, ma a ammazzare l'animale dopo 4 ore di corsa,
e in quel caso facciamo un salto quantico, portiamo le innovazioni di domani, non nemmeno di oggi, le innovazioni di domani e le rendiamo una realtà con i nostri clienti. Questa è la realtà. Allora, non posso più fare tutta la presentazione, ovviamente. Ti devo dire che sono... Però mi è venuta così. No, ti devo dire che sono felice di averti invitato, felice che tu abbia accettato l'invito, felice di pensare che tu possa essere l'alfiere del reinsourcing, dell'eccellenza italiana che abbiamo portato in giro per il mondo invece di tenercelo in Italia. Benissimo, grazie. Grazie mille. Un'ultima parola, perché è la cosa che grazie al mio team ho scoperto questa settimana, che si chiama la gamification, non so se la conoscete, gamification. Giovanni mi presenta un chart e mi dice 40, cioè era una delle mie, dice, scusate, non l'avevo utilizzato, ma l'ho utilizzato un'altra volta questa. Dice 40% delle imprese nel 2015 faranno delle applicazioni basate sulla gamification. Oh, quindi me lo sono andato a studiare, quindi vi invito a leggerlo, è importantissimo. E tra l'altro ne approfitto perché oggi alle 19 noi usciamo con la nuova Xbox, quindi minimo di pubblicità. La gamification è il fatto che è una scienza del marketing praticamente, in cui l'informatica è subito attaccata perché è grazie a noi che la fanno, è il fatto di dire per dare voglia e istinto di un acquisto, per fare una cosa, per imparare anche, si può andare a sfrugugliare un istinto un po' primario che è quello che si chiama una cosa intrinseca e non estrinseca, cioè estrinseca è il fatto di dire questa cosa che ho fatto è molto bella, intrinseco è faccio una cosa e mi danno 10 punti, molto più semplice, no? Oppure passo davanti a un semaforo, il semaforo riconosce il mio telefonino, parlo un po' della presentazione che volevo fare, e il semaforo mi dice guarda sei vicino a questo negozio, che ne so, Cisco, se vai c'hai 20% di sconto su una macchina Cisco, io vado e compro la macchina. Ecco, questa qua è il fatto di andare a suscitare un interesse immediato con qualcosa che è come un gioco, che sono dei punti, un valore, un premio, eccetera, eccetera. Allora, sta cosa qua fa parte, cioè, allora sembra assurdo, ma 40% nel 2015 negli Stati Uniti, io sono andato su tutti i blog negli Stati Uniti e lì addirittura dicono la gamification forse è già over, cioè loro sono già oltre, noi non ci siamo ancora arrivati. Quindi andiamo a attaccare queste discussioni. Se sembra una cosa che non è vera, in realtà è vero, il mio ultimo video qua, che non vi faccio vedere ma ve lo manderò con Maurizio, ve lo manderemo, è un concessionario Audi in cui tu giochi nel concessionario con una simulazione di macchina, puoi fare delle cose e alla fine scegli il prodotto in quel modo lì. Quindi le possibilità per utilizzare l'informatica e il digitale per cambiare l'esperienza di quello che i nostri clienti fanno con i loro clienti sono infinite. Bisogna capire le possibilità, questo è il nostro mestiere, bisogna portarle dai clienti e secondo me si fa veramente la crescita di domani. Sta a noi farla, penso. Mandiamolo questo video.
Questo qui non è un video come si fa alle volte, diciamo, un video futurista sulle cose che succedono. Questo qui è un concessionario di Audi a Londra. E non vedo perché se si può fare con Audi a Londra non si può fare. Uno di voi lo può fare con Prada a Milano, lo può fare con Ferragamo a Firenze, lo può, cioè con tutte le persone che hanno, che vogliono portare ai loro clienti finali un'esperienza nuova. Questo qui va, gioca, sceglie, se ritorna con la chiavetta, ovviamente si ricorderà Audi molto di più di un altro concessionario. Questa è la differenziazione. Ora, gli italiani sull'immaginazione, il design, il gioco, il ridere, non mi dite che non siamo numeri uno, quindi rimbocchiamoci le mani e andiamo a fare tutte queste cose belle. Grazie mille.